I predatori dell'artefatto perduto. L'artefatto, la chiave per raggiungere il Monte degli Dei, era nelle mani di Talia. Ora bisognava portarlo a destinazione. Aglia e il male spaventoso si erano impossessati dell'artefatto in grado di aprire la strada per il Monte degli Dei. Eccellente! Andiamo lì, apriamo i cancelli e convertiamo questa dea della luce all'ateismo. Con una bella ripassata. Se posso dire, non credo sia un atteggiamento corretto. La libertà di culto è alla base di ogni civiltà avanzata e saggia. La nostra civiltà è formata da orchi, demoni e non morti. Hai ragione. Tuttavia, non dovremmo prendere decisioni affrettate e magari ascoltare prima opinioni differenti. Il nostro sovrano si chiama Male Assoluto. Già, hai ragione anche stavolta, ma sai una cosa? Cosa? Fatti gli affari tuoi, Talia buona, o Talia neutrale, o come cavolo ti chiami! Chiudi il becco! Dopo che Talia ebbe terminato il suo lungo monologo, era tempo di pensare alla missione. Di solito in questi casi l'artefatto doveva essere condotto a un sito del rituale. Per questo motivo fu caricato su un mezzo di trasporto ecologico, noto anche come asino. Per garantire l'incolumità dell'artefatto, il trasporto sarebbe avanzato solo in presenza di creature nelle immediate vicinanze. Chiaramente il trasporto non doveva andare distrutto. C'era da aspettarsi qualche problema lungo il tragitto, altrimenti avrebbero chiamato questa missione «Vatti a prendere un caffè, tanto non succederà niente nei prossimi 5 minuti». Ok ragazzi, sono ritornato. Mi sono anche smutato. Ma abbiamo capito che la situazione è ironica. Sono leggermente confuso. Uscite qua. Ma è anche qua. Hanno uscita è lì. Ok. No. La minimappa si è ingannato. Quindi abbiamo coso. Isola del male. Accampamento. Accampamento, sì, isola del mare anche qui. Bene. Questo genere unità, quindi lasci dire che di per sé forse che ci riusciamo. Il problema sarà il percorso, sono 1, 2, 3. Diversi 3 così di tizi cattivi. Con esattamente questa parte, tizi cattivi. Questi ragazzi abbiamo, se tutto va bene, una missione più tranquilla. Ma sappiamo tutti che non andrà bene, vero? Esatto. Perché posso dirgli di andare avanti? Cosa voglio evitare assolutamente di fare? Naga. Vorrei piazzare già i non morti. Che sono economici. Se muoiono ritornano in vita. È un dodge, un grezzo. Il che è buono. Posso fare di qui, dall'altra parte, se ci metto poi i demoni. No, non è vero. Posso fare sempre qui, magari qua davanti ci metto i demoni o quelli di fianco, che dir si voglia. Allora, qua ci faccio i miei amati non morti. Voglio farlo da questa parte. 3, 4... Non riesco a piazzarlo bene. 5x5, sì, 5x5, bene. Di qua ci stanno i non morti. E di qui, se ci vado a mettere, i demoni. 4. 1, 2, 3, 4. Così di qui la stanza in mano da questo lato e vasca per riposare, di qui invece la stanza di orchi, cioè dell'orda. Io ho chiamato solo orchi, lo so solo io. E da questo lato ci metto i polli, pollo fresco, pollo
così io attualmente dovrebbe andare. Abbiamo scoperto cose, un libro. Segui mentre crescere la tua salute a ogni attacco. Bene. Lasciamo qui. E si lì e inizia a fare un reclutamento di 2. 3. Posso passare altri due di loro. Bene. Con questa se abbiamo già. Sono ancora più forte. Bene. Ora che ci penso, io sarei potuto essere più intelligente e prendermi direttamente qualche non morto, ma va bene. Tra l'altro sono a notte fra 2 minuti. Sapevo che avevi. E un po' dovrà essere più veloce. Di qui che ci avrà gli eroi molto probabilmente più forti. Si poteva anche andare qua, che sembra che un buon punto dove andare a costruirsi l'isola nel mare. Che in realtà sì, basta vedere i spezzi così, per capire che qua c'è un'isola, c'è il rifugio del bene avamposto. Continuo a chiamarli isole. Ma va bene. Come voleva dimostrare. Vamos. Non si rialzerà più. Uccidiamo l'assassino. Uccidiamo questo qui. Andiamo a ordinare, questo è ordinare. Però non lo sappiamo di là. Ma che mi fa vedere di mangiare? Grazie. Perfetto, tanto sono morto. Perda prima, perché qualcuno non dovrebbe curare? Io me lo chiedo sempre. Dovrebbe avere 2 goblin. Prendi questo! Infatti ci sono. Aia! Perfetto, buono vedersi sì che le unità che vi ho inviato sono utili quanto un dito in quel posto. Che pazienza. Beh, la miglia. Non mi resta il tuo reclutamento. Che cosa triste e brutta. E rifoltiamo anche la prima linea. Sbagliato. Entra dentro il bellissimo portale. È giorno di paga. Ed è giorno. Questo include il fatto che molto probabilmente si cena ad attaccare, ma io voglio assolutamente. Tanto non noto ora che sono un idiota, perché attaccare da sopra mi sarebbe convenuto di più. E vedendo lo schieramento attuale di unità, sarebbe stato ovvio. Bene. No, veramente fantastico. Sono un tizio che ha appena perso delle unità a caso, ma ok. Lo sto ancora scavando di qua. Ai servi della Dea della Luce non era sfuggito il fatto che il male si stava diffondendo in tutta la regione. Un primo gruppo si mise in viaggio verso il dungeon. Li accoglieremo come si deve. O almeno lo faranno le mie creature e le mie trappole. Io mi limiterò a scagliare incantesimi dalla distanza, nel rispetto delle regole sulla salute e la sicurezza. O potremmo discutere con loro i benefici del cessate il fuoco. A chi devo rivolgermi per farla stare zitta? Vi prego, ditemelo! Perfetto, come sempre abbiamo la nostra taglia buona. Io appena sono usato delle unità in modo così assurdo che è. Questo che li dico non voglio più, me lo butto prima, ma ok. Tata, sì, io sto procedendo in avanti, dando per scontato che ci mettono un po' ad arrivare. Comunque io e i maletti cani che si mettono ad abbaiare. Perché i cani si devono sempre mettere a abbaiare quando non devono abbaiare? Beh, anche ieri sera in più c'è stato l'altro diversi che tra l'altro ho scoperto ha avuto problemi di audio. Ma è una gioia, ma è una gioia. Comunque sì, è di qui, posso procedere tranquillamente quassù. E forse se riusciamo già piace quest'isola del mare. Cioè questo avamposto del bene e del male, quello che è. E come volevo dimostrare, sono arrivati prima di noi.
No, voglio la prigione. La prigione mi piace più e mi conviene di più anche, eh. I nemici sono entrati nel dungeon. Assicurate i due Banshee, riparti. Prima che mi metti si sono sparpagliati da qualche parte nel sottosuolo. Sì, dov'è? Da una stanza scoperta per caso si stanno riversando ragni a non finire. Che schifezza. Oh, signore. Quanti minchia sono? No. Questa cosa si sta iniziando assai brutta. I metti stanno iniziando a fare la base qui. Io non posso neanche difendermi. Veloci. Siamo in una gioia seriamente, eh. Altro che prigione. Il cuore del dungeon è sotto attacco. Spero che riesca a resistere per un bel po'. Cosa che fortunatamente apparentemente sta cadendo. Tenta più forte. Oh, signore. Non è per niente una bella situazione. Questo dovrebbe... Ok. Aia! La strategia è solo una. Ed è la solita. Un 3 sblocca anche il potenziamento dei demoni. Sì, devo sbloccare anche i demoni. Quindi ho bisogno di 1000 di qui. Hanno 700, che profeta ce l'abbiamo. Giusto appello, diciamo. I nemici sono entrati nel dungeon. E ma che due malonzi lì, meno gioia. Zombie, ce li abbiamo. Una discreta quantità di mana per poter iniziare un attacco, ce l'abbiamo. Non abbiamo dove fare per riposare l'orda. E questa è stata la parte mia, ragazzi, un grave. Una grave mancanza. Perché ho tutte quante le unità dell'orda. Mezzi morti, non è vero. Solo i non morti sono mezzi morti. Che bello, ragazzi, per una volta c'è un moccicoso che si mette a scavare. Due. Perché comunque hai fatto finire di qui? Comunque, per chi si sta scrivendo, anzi, perché io sto scavando intorno, però vedo un po' più spazio per non muovere le unità. Ah, perché tu vuoi oro, ok, ho capito. Cioè, così ho anche la forza dei demoni, bene. E ora il problema è mantenere i non morti vivi. Che almeno si rigenerino in una velocità discreta. Tu diventi uno di loro. È giorno di paga. Quanto abbiamo giorno di paga per curiosità? 400. Questo ci abbassa di molti costi. Allora, sono 350 che io puntualmente non ho. Ragazzi, credo che siano 8 ormai fuori, infatti. Sarebbe il momento perfetto per muoverci. Ma i ragni. I ragni sono problematici. I non morti sono ancora morti. Quanto mi serve per full tutto? 222. E sono pochi. Sembrano pochi. Ma attualmente sono più di quello che noi ci possiamo mai permettere.
Scusa, se io potenziassi in modo unito, il fatto dell'efficienza in questo posto sarebbe già più alta. Per l'amor di Dio, andatemi a scavare. Per farsi tagliare che mi si bugga. Per fortuna anziché i ragni non prendono loro. Ok, perfetto, qui ce l'abbiamo. Direi si già inizia a prendere ad attaccare. Con le unità che non abbiamo, tra l'altro. Perché non torno indietro, Tutto ciò che è maledetti. male viene dall'alto. Vabbè, anche se in realtà di riuscire a distruggere solo la base sarebbe già un inizio assai grande. Specialmente se in seguito se riusciamo a fare il terzo posto. Se non li seguo. Ce l'abbiamo fatta, cazzi. Questa è una cosa estremamente buona. Bene. Le unità che andiamo a perdere ora, ragazzi, sono un nulla, diciamo. Sposta, sì, riprendiamo per bene. Dove quando arriverà il momento lo chiuderemo per bene. Allora, stanze di sindacato di andare a fare. Qua ci sono i polli, qua ci sono i non morti. Allora, i demoni sono di qui. La stanza qui dovrebbe essere a posto, quindi io direi di non mi conviene farlo a questo. Quest'altro mi conviene fare altra. O anche da sopra. No, da sopra in realtà. Bene. 4-5. No, è 3-5 come ho detto. Scriviamo una cosa del genere. Molto alla spartana, eh. Poi ci prendiamo la porta e se chiudiamo qua sotto. E voilà, abbiamo fatto praticamente una struttura che è una meraviglia. Mentre qua su, a parte che ho scavato qui, ma non ho controllato se prima si deve essere chiuso. Comunque sì, abbiamo spazio, sì. Anche fin troppo. Qui lo tengo, qui lo chiudo. Qui ci stanno una, due. Lasciamo anzi più piccolo. Più piccolo è meglio, perché fanno meno viaggi. Di qui scaveranno senza la birra, che è abnorme, ma ok. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa come un 11-12. Riusciamo a fare un 12x12? Sì, ce la facciamo. Perfetto. E direi, ragazzi, di partire subito all'esterno. Abbiamo le nostre truppe, abbiamo i nostri uomini belli svegli, potenziati e tutto quello che volete. Incredibilmente forte. Di riproseguire se conquista l'isola del male. Anche se questa qua su mi spiace più fiducia perché è più vicina, teoricamente. Ma di riproseguire di qui, se almeno ci veniamo conquista direttamente l'isola del bene. Per dopo andare a puntare alla prigione. No, punterà questo. E poi in seguito alla prigione. Se è vero che i mucci così, ragazzi, a differenza dello scorso episodio, stanno lavorando come si deve. Poi sono abbastanza molto subito, non sto guardando cosa succede all'esterno. Ah, ci troviamo direttamente qui di qui.
Non aspettavo, c'era cioè, giorno di un'altra parte. Va bene, che sia un problema così grande, diciamo. Fuori dadi, grazie. Ma facciamo fuori lei. Dopo che mi è loco, mi è morto. Non c'è letteralmente azione una volta, il loco non mi muore. Questo bisogno si mi vengono per senso più quanti. Quindi tre già spade, grazie. Anche una palla di fuoco. Che non gli ha fatto nulla. Ragazzi, sta letteralmente ricevendo immunità. Che bello, ci sono. No, c'erano tre ombre. Ah, ci sono ancora i goblin. Questi sono il mio oramai. Che nessuno ci fa mai caso. Così per arrivare qui. Ah, ma invece si mi attaccano dalle strade. Quindi conquistare questo posto è stato letteralmente inutile. Se no per un futuro di sottostare. Potenza armatura. Vogliamo andare. È letteralmente inutile, giusto che lo sappiate. Attualmente però quella sì sarà un buon avamposto per iniziare la nostra avanzata. Chiamiamola così, avanzata, vai. Hai conquistato un avamposto! Sì, questo qua ci aiuterà inizialmente a recuperare un po' di malvagità in più. Distruggerò questa terra! E dopo passerò da sopra. Allora, dopo continuo a conquistare quell'isola del male. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Il male indolente aveva trascurato l'artefatto, dimenticandosi che avrebbe dovuto proteggerlo fino a destinazione. Sì, ma è stato attaccato, quindi non l'ho dimenticato di proteggere fino a destinazione. E ciò che non ha di senso. Ai tuoi ordini. Come adesso almeno comunque sei qui così iniziamo già a creare il vero avamposto del male. Visto che teoricamente entra su dovrebbe essere a posto. Sì, dovrebbe essere l'unica zona in cui non viene intaccata dai nemici. Cioè intaccata. Attaccata. Perché di qui basta piazzare un paio di difese e blocchiamo il passaggio in qui. Giusto sì. Mentre al lato di sopra. Le creature del male ingegnoso avevano scoperto un accampamento degli eroi. Questo posto sarebbe potuto tornare utile una volta distrutto. Hai detto distruggere? È la nostra specialità. Forza! Facciamolo a pezzi! Riduciamolo a un cumulo di macerie! Quanto vi ragazzi taglia così per di distruggere le cose? Tra ragazzi, quanta sfiga uno deve avere per far sì che i tizi ci attaccano ora? O comunque si alza, comunque ci sta attaccando in questo momento. Dubito che sia partito dal nulla. Infatti. Ah, c'è una bella resistenza da affrontare. Per il futuro, non si dà neanche di sbloccare subito alzi le prigioni. Non si rialzerà. Non che effettuare una ritirata immediata. Aia. Aia, aia, ce li hanno suonate. Quindi stanno per costruire un bellissimo coso. Io di qui mi sono totalmente dimenticato di andare a fare. Quindi mettine uno, due. Cosa ci ho scoperto? Un libro. Questo libro contiene riduzione allo stipendio, questo è buono. Lo darò a un non morto. Visto poi dopo i draghi si sono rifugiati nel sottosuolo. Perfetto, un avamposto piccolo, c'è un gruppetto piccolo. Ok. I nemici sono entrati nel dungeon. Tutto qua tagliarsi si riesce tranquillamente a badarsi da solo.
perfetto, va pure a dormire. Qui abbiamo una prigione completa alla metà. Poi di sale delle guardie. E finalmente si possiamo inaugurare la nostra prigione. Sono due draghi. Bene. Sono il grosso problema che dovrebbero essere. Abbiamo messo tanto cambiare se sei pieno di tanta ragione, ma va bene. Qui scavano, qui abbiamo fatto, qui da qui lì da chiudere. Ma direi che nel complesso ci siamo, eh. Il nostro dungeon fra poco sarà operativo. Per fra poco intendo che mi ci vuole ancora un bel po' di tempo per riuscire a fare tutto. È notte o giorno? Notte, bene. Ho bisogno di un moccicoso che mi scavi d'oro. Che devo aumentare il numero massimo di unità che ho. Per scontrarsi che attualmente stiamo andando avanti, anzi letteralmente una scarpa e una ciabatta. Qui abbiamo l'isola del male, sì, con la base, quindi come c'era da aspettarsi. Qui possiamo iniziare a sbloccare questo, bene. Di qui stiamo ancora scavando. Qui tu sbrigati per questo. Ah, finalmente si può comunque di intelligente. Così che... Pensa si dovrebbe aumentare sul 50%, credo. Quindi speriamo bene, tanto quel tizio faceva la mia senda. E no, invece sono aumentati, che bello. Che bella notizia. Prima più... Ah, perché stanno sapendo i giorni di pagare i tratti. Che bello. Andiamo un po'. Hanno 40, va bene. Non ci... dobbiamo lamentare per questo. Meglio di niente se ci pensate, quindi. Usciamo e andiamo a riprenderci la nostra isola del male definitiva, ben al sicuro dagli occhi indiscreti dei nostri nemici. Che mi aiuteranno anche a diminuire il nostro giorno di paga, visto che abbiamo una maggioranza di... Ecco qua. Questa è una maggioranza di non morti, però va bene. Ah, c'è solo uno in prigione. Mi dispiace un po' per lei, Però soprattutto anzi non trovo che la prigione deve essere allargata, perché sennò siamo pure proprio nella M. Perché stanno scappando indietro? Dimmi che ci siamo. Apparentemente la risposta è sì. Non si rialzerà più. Allora, prendiamo i novizi, prendiamo gli assassini. Un assassino qui. Prendiamo quelli grandi. Prendiamo quelli piccoli. Che sembra la quella grande, però ok. E ci prendiamo al controllo. Perché c'ho lo zombie indietro? Vabbè, non voglio fare domande, anzi so già che... di cui so già la risposta, anzi. E facendo così, ci prendiamo un bella zolletta. Poi di solito non si può sentire come parola, ma come sempre. Ok. Ho sbagliato totalmente. Voglio farmi un buco perché... 1.500, bene. Come sarà tutto per cambiare 8. Le tue creature hanno conquistato un avamposto. Incremento della vitalità. Adesso siamo qui, io direi di prendere questo qui. In sovrapposizione qua. Per il resto se ci sarà 400, ma va bene. Ma va bene così, così.
tu fra poco dovresti morire. E infatti, almeno sto prendendo scheletro. Adesso non può perdere una voce. Ok, li iniziano pure a costruire. Io quindi di questi li piazzerei subito un altro. Sono già 30 minuti. Ci sono con questi già si metà mappa, quindi non è male come, come cosa, però si può fare di meglio, Attendo. E gli ordini sali qua sopra. Sono sincero, non so cosa pensare. Se riduzione dello stipendio di generazioni non morti, credo che riduzione dello stipendio sia la cosa migliore. Poi sono quattro cosi, membri dell'orda, ma che a lungo andare influiscono un botto sul nostro lavoro. Mi lancio. Bye bye, baby. Grazie. Poi di uccidere questi qua in avanti, grazie. Questo è ancora un goblin. Fammi un E sta giù! Tanto non trovo che con mia grandissima gioia ho perso la mia intera scoperta. Cioè la mia intera forza d'attacco. No, veramente è un'ottima idea. È un'ottima cosa. Bella palla di fuoco. È giorno di paga. È giorno di paga, anzi andiamo a pagare 300. Cosa siamo notte? 300 pugli, ragazzi, non so nemmeno dove li vedo. Perfetto, abbiamo una composta attacco ragazzi piccolo, quindi dovremmo riuscire a prenderlo abbastanza in fretta. Quindi seguito ragazzi rivolge la nostra attenzione a questo lato qua e diminuire, cioè rimuovere su mappa ogni attacco che possono fornirci. Che gruppo di spider non mi ha lasciato nel finale la sua cosa, cioè il luogo dove portare l'artefatto. Perfetto, rientrate, rimuoviamo lo stipendio. Abbiamo già il coso, perfetto, perfetto, perfetto. Piazzami uno. Non posso andare a fare piazzare due, ma va bene. Prendi la porta, vedi, piazzami già una qui. Anzi, insomma, adesso già un po' di piazzare le porte in punti, diciamo, strategici. Primis qui. In questo modo chiudiamo l'efficienza in sto posto, andiamo al 100% e amen. Poi cos'altro bisogna aumentare l'efficienza? Quelli lì ce li abbiamo, i non morti converrebbe. Lo facciamo così, così riduco sia l'efficienza di qua sopra che di là sotto. Abbiamo finito ragazzi un riuscimento di così. Poco male. Efficienza al 100. Cominciamo già a aumentare fai di qui. 1 2. Anche se manca la cimetta struttura in realtà, ma ok, squadra benedetta. 1 gran rottura. Qui fammi che ingandire, grazie. I nemici sono entrati nel dungeon. Mi sa prevede ad attaccare la squadra benedetta. Ok, non rischiate quanti ragazzi di nemici, quelli non possiedono, forse non ci sai perché. Alla lunga di riuscire a resisterli. Devo puntare anche a potenziare lì. Ce l'abbiamo, la risposta è sì. Tu vuoi lavorare. Loro vanno a riposarsi. Sono morti. E per ultimo, anzi non per importanza, punterò ai demoni.
Vamos. Ma sicuramente ancora già iniziato a fare neanche una porta? O l'hai già iniziato a fare? Direi che non ne ha fatta neanche una. Perché mancano gli strumenti. I nemici sono entrati nel dungeon. Sono una piccola squadra, bene. Dove mi stai portando? Però anche se piccola, tra problemi. Nel frattempo vediamo sempre il nostro orco ormai morto. Anche se in realtà ha molta vita, ma dettagli. Continua a fare le tue bellissime porte. Se non ho fatto la porta lì, no. Non sta chiudendo esattamente, mi sto chiedendo io. La porta l'ha fatta, ma non è più. Non è qui. Ah, è qui. Vabbè, non mi lamenti, però. What? Perché deficienza 100? Perché mi deficienza così alta? Ah, giusto, perché ci ho messo la statua. È venuto a essere un attimo dubbio etico e morale sul perché avesse un'efficienza. Che qui fortunatamente si sta aumentando. Questa porta qui è di... Beh, qua abbiamo un'efficienza del 100%, fin qui va tutto bene. Dove non va tutto bene la produzione di quello che tu mi stai mettendo a fare. Qualcuno prende un naga, lo lasci qui così va pure il tizio. Questa porta è della fabbrica. Che ha solo voluto aggiungere al 100%. Ti permesso che entri. Ma l'hanno piazzato qua finalmente, bene. E sfortunatamente anzi verrà usato soltanto da due mucicosi. Va bene. Non è il massimo, lo so, però. E attualmente tutto ciò ci possiamo permettere. Stavo pensando anzi due potrebbero essere, volendo, altre zone, ma non credo che ce ne siano. Meglio di so che ci dovrebbe essere un altro in teoria. In pratica potrebbe levare. Quanto oggi giorni paga? 93. Queste ragazzi sono cose che mi piacciono. C'ho un mucchio e mezzo di creature, ma sono 93 giorni di paga. Perché schiaffeggio il veterano e ci metto 4 ore a buttarlo giù? Così mi dà un po' di malvagità. Tu diventerai il mio prossimo scheletro. Sbagliato, è uscito, non ho dato malvagità. Tu muori da sola. Tu sei già morto, Nani. Perfetto, tutte le porte sono state piazzate. Sono già di farne altre. Perché non c'ho oro? Non c'ho oro, perfetto. Anche se in realtà anzi l'oro che ho mi sarebbe dovuto servire per fare tutta l'altra cosa. Perfetto, andiamo qui a pigliarci questa zona qua. Malvagità go go. Dove giorno? Notte? Notte, bene. E non è che ci abbiamo neanche uno spazio per loro così ampio. Questa è una seccatura. Da due. La cosa realmente più brutta che ci sia. Ma va bene, noi continuiamo imperterriti verso la nostra avanzata. Leech. Ci mancano loro, bene. Perfetto, questi qui dovremmo essere in grado di conquistare tranquillamente. Se non tranquillamente, insomma, relativamente parlando abbastanza velocità.
direi. Poi lui che è morto. Subito passiamo al mago. Dopo la mini scossa di lag, passiamo a quello meno importante. Non è vero però. Così che se lo sminuiamo lo rendiamo più facile uccidere. Non sono davvero, la risposta è no. Perché l'ho fatto? Perché uno può sempre sperare. Tanto qua ci sono anche due torri. Questo può essere problematico. Ah, oh, ho messo alchimista. Allora, facciamo sta palla di fuoco. Prendi questo! Abbiamo... Prendi questo! Quando ci abbiamo... Questo poi sarebbe dovuto finire così. Finisce sempre così. E cosa? Nulla, perché non ho fatto fuori quelli che c'erano fuori. Aia. Questo non era previsto. Inizierà a puntare ad avere qualche demone. Ma ok, se posso andare se mi fosse preso un naga. Fatto se ciò fosse vero, mi ha scaldato il cuore per un attimo, anzi, di gioia. Inizierà un po' a raccogliere pochi giacimenti d'oro che abbiamo in giro. Però sì, da queste parti abbiamo nel male qualcosa dobbiamo trovare, perché andare avanti col qua con quello là da poco non è, non è il massimo. Sfortunatamente non è il massimo. Goblin se lo vuoi, il male indolente aveva trascurato l'artefatto, dimenticandosi che avrebbe dovuto proteggerlo fino a destinazione. Sì, lo so, grazie gioco. Cosa che non ci ho messo, se magari in intelligenza da portare. Insomma, potrei farcela in teoria. In pratica in realtà non voglio rischiare. Devo iniziare a pizzare anche la cripta. La cripta dove la metto? Sono 3, 6. 6 slot per la cripta. Visto che teoricamente alzi la cripta dopo. Sei qua giù. Ma sì, dai. Che succederà mai se piazzo la cripta laggiù? Tra l'altro, fra poco abbiamo anche il nostro demone. Sono un idiota, ho pensato la porta dove non dovevo piazzarla. Vortice. Perché non ho mai oro sufficiente per fare niente? Più veloce lui a scavare. Di qui adesso spero di trovarne un altro il giacimento, perché sennò... Così si va avanti a fatica. Ripiazzare una porta di qua. Non so perché mi ho detto di piazzarla. Va mia. Perfetto. E con questa porta... È giorno di paga. Non tutto ancora. Che bellezza, anzi, questa cosa, voi non avete idea. Perfetto, posso già iniziare a reclutare lui. Finalmente non c'è niente di qui. Non posso nascondere il fatto di essere abbastanza deluso, io la ciò. Hai sentito quel rumore? È un verme gigante che si sta facendo strada scavando nel sottosuolo. L'abbiamo trovato. Abbiamo anzi trovato il nostro giacimento di diamanti. Anzi, la nostra fonte di reddito costante. E di conseguenza l'idea sarà di fare una roba del genere. Molto alla spartana, molto brutto, però sarà sempre l'idea di fare una cosa del genere.
Di qui chiudiamo così. Il cuore del dungeon è sotto attacco. Facciamo resistere, ce la facciamo resistere tranquillamente. No, allora, tranquillamente no, perché mi hanno fatto molto male. E qui scaviamo. E qui non scavare di più, c'è più. Di qui copriamo pure, perché so già che non sarà importante. Di qui prendimi la porta, piazzamela. Questa non fa, anzi, così posso ancora allargare qui. E ora sì, abbiamo quello da 4. Ci si diverte un mondo, cioè, ci si diverte una bestia. Sì, guardate, se non avete visto, mi ho fatto il simbolo del saluto a Guaiano, eh. Perché io ho fatto questo simbolo, a me è attualmente sconosciuto come cosa, però. Ok. Demoni, posso correre con lui perché mi serve 1000. Ragazzi, quando è rosso e tu accendi una paga della 93, è una cosa abbastanza preoccupante. I nemici sono entrati nel dungeon. Sì, 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 nemici nel dungeon, tu quello che vuoi. Perfetto, la zona si hanno capito che è sua. E appena si avevano finito di scavare. No, che non ho già pensato un muro, perfetto. La porta ce l'abbiamo? Qui ci sono due porte. Perché io piace le cose alle amiche di cane? Ok, quindi andiamo qui e prendiamo. Sono 2. Tutte e 4 presi. E finalmente, anzi, facendo così abbiamo un recupero di oro decisamente molto più maggiore rispetto a prima. Anche se richiude qua dentro due moccicose per dopo prendere altro oro. Non è proprio cattivo, un'idea così cattiva, eh. Su, sono ancora tutte e 4? Sì. Direi che possiamo uscire. Portale numero 1. Lanciami sul nemico. Abbiamo il nostro esercito. Cioè, siamo già a 1000 in malvagità, che bella cosa. Sì, mi conviene andare a iniziare già a costruire là. Perché ce li ho. Perché ce li ho ancora in mano. Sono confuso di ciò. Che. Il lag è un attimo persistente in questo momento. Qui ci mettiamo una stanza di ricerca. Fatta molto alzare la minchia di cane. Lo dico in modo che è tondo. Ci stanno di nuovo per attaccare. Quindi entra dentro il portale. I nemici sono entrati nel dungeon. Aia! Forse dovrei andare a aumentare un nemici così. Sono nella base. Anche se è aumentato mio, ora che ci penso non l'ho mai fatto, tralasciando il fatto che ho mancanza di risorse per poterlo fare. Ci cava di qui, ci cava di là. Io ho bisogno di altri 500? Sì e no, bisogno di altri 150. No, però, basta chiedergli. Aspetta, ragazzi, io riprendo la mia avanzata. La mia bellissima e sensualissima avanzata della morte. Prego sotto, però. Come volevi mostrare, sì, sono due balestre. Ma è una gioia.
giorno di paga. Perché non mi lancio la palla in fuoco? Bye bye, baby. Per non essere esistente la vita. Perfetto, niente più accampamento. Bisogna anche loro per fare qua, però questo è anche già più urgente. Sono 51 minuti, anzi non ho fatto le cose più basilari ancora. Ho praticamente messo a posto la stanza dei demoni e tutte dei non morti, ma non questi. Cioè la stanza dei demoni no, dei non morti sì. Ma va bene così, invece no. Ma su internet si è discreta con di unità nemica. Se magari non ha grassi, forse anche meglio. Dovesse anche un insegnante di italiano. Che in un'unica frase che sono subito quello che ho fatto, ma ok, Sono tutti all'esterno, questo è un'ottima cosa. Bussano alla porta. Sempre ci ho fatto se siano rimasti solo i curatori e il coso mi fa ben sperare. Invece mi fa ben sperare una meta mazza. Sì, proprio un secondo dopo che io l'ho quasi uccisa. Bene, ritiriamoci di nuovo. Mi congedo nelle mie stanze. Ragazzi, quanto è il capitale che mi va? No, ho sbagliato, shit. Questa parte qui, qua sopra, mi è inutile. Tra l'altro, ho già buttato via dell'oro. Un patrimonio e mezzo, eh. Questo mi conviene ancora fare, non c'ho un reddito abbastanza stabile. Le porte, tanto per cambiare, non le ho mai messe. E facciamo sì che le mie poche unità dell'orda rimaste facciano lo sporco lavoro. Devo rifoltire immediatamente se mi fila. Con dei demoni sarebbe la soluzione ideale. Le risorse per crearli non ce li ho, le risorse per mantenerli però ce li ho. Ma per mantenerli che non li ho. Perché ho bisogno. Quindi prego di togliere questo, Allora l'altro. Anche questo. Allora, che teoricamente non ho niente da fare. Facendo così dovrebbero essere già più in grado di muoversi. C'è una roba del genere. Piccola. Forse quello lì è piccola, Ci ho speso un patrimonio e mezzo per crearla, ma ok. Sono idiota. Così insomma ad avere già più unità. Allora, questi sono 500 e 700. Ovviamente ragazzi, detti in modo totalmente sbagliato. Loro sono morti, generato malvagità, che ne ho fin troppa in questo momento, però poi quando inizieremo a spendere per le ricerche non ne avevo più. Qui sono succube. Succuba quindi tutto. Posso prendere altri due tizi. Altri due demoni piccoli. Ragazzi, ora sono impegnati a spostare tutte quante le risorse. Ti dico, il fatto che mi abbiano. Che uno di loro decida di prendere e iniziare a costruire il coso mi farebbe anche molto piacere.
però hai risposto un bel no secco. Per fortuna ti sono uscito di Elige su di costruirla. Che però non sta andando a costruire. Vorrei sottolineare ciò. Tu mi fai il favore. Non tu. Non volevo il demone. Che pazienza. Silvio non si era coltivato il pane che c'è, ma ok. Cripto, abbiamo le risorse per fare il potenziamento. Risposta è sì. Come sempre, io però non ho il potenziamento. Possiamo fare qualcosa di già leggermente più utile per il futuro. Giorno di paga. Che siamo arrivati a un bel 600. Dov'è che spendiamo tanto? In chi? Molto probabilmente nel demone. Nel mantenimento dei demoni. Maledetti costosissimi demoni. Vabbè ragazzi, facendo così in realtà abbiamo quasi distrutto tutte quante le forze di resistenza esterne e dovremmo poter fare una mega lasciata del coso in teoria. Il coso. Oh, quanto devi essere sfigato per ogni volta che esci incontrare sul tuo tizio. Risorse per iniziare questo al massimo. Io voglio più iniziare a creare la struttura. Questo qua più grande che possiamo. Questi qui per fortuna stiamo andando avanzando come se ci fosse un domani. I demoni fanno il loro sporco lavoro. Qua se abbiamo tutti i generali della nostra. Bom. E facendo così ci siamo levati di torno un enorme problema. E questi tizi qua si divertono a pensare cose che non ci devono stare. Come hanno già fatto di qua. Come paradossalmente non hanno ancora fatto all'esterno di qui. Perfetto, anzi il mana sta arrivando. Poco ma sta arrivando, quindi posso già iniziare la creazione di... Ce l'ho per costruirlo? Sì. Ce l'ho le casse? Sì. Ho poco mana ma va bene così. Attualmente va bene così. Detto questo è previsto, shit, mi serve 1000. Però questo quanto contiene? 300. Cioè 3000. Questo qua gigante 13.000. Io ho un massimo di 21.000. Arrotondando ovviamente ragazzi, perché siamo precisi, precisi. Non si finisce più. Quindi ce l'abbiamo. Piazziamo qui. Perfetto. Con una stabile produzione di mana. Io devo anche fare una cosa del genere. Molto cordialmente. Molto cordialmente devo fare una cosa del genere. Ora ci vuole produrre la struttura. Perfetto, ragazzi, il mana sta arrivando in diciamo grandi quantità. Laboratorio di ricerca ce l'abbiamo. Mana c'è. Cimitero c'è. Casse vengono fatte. Lentamente almeno adesso abbiamo
ritmo, diciamo così, abbastanza costante di casse. Come voleva dire, i mostri ci stanno attaccando. Uno dei tuoi avamposti è sotto attacco. No, ma davvero? Quindi non l'avevi mai detto. Fortuna ci sei tu a dirmelo. Così adesso dovremmo riuscire, insomma, a fare di molto male. Che bello, sì, questo discorso non si muove più. Quando è bello che non succedono agli altri queste cose. Perché comunque gioca ai videogiochi da molto tempo, sa di cosa mi ferisco. Però posso portare i non morti a livello 5. Cioè a livello superiore. Quindi andiamo a costruire questo. No, ho sbagliato, sono un idiota. Sbagliato, non volevo piazzare quello, volevo dirgli di fare altro. Sì. A me non c'ho. Seriamente? Non ho nessun orco in grado di riprodursi. Di produrre cosi. Ma ho convinto di sì, che ho fatto quello che avevo. Ragazzi, quanto tempo ho sprecato? Potrebbe benissimo essere usato in cose ben più utili. Se fosse ancora il 90% di efficienza, quindi. No, continuo a fare qui, non volevo prendere te. Non volevo prendere te. Giorno di paga. Il male indolente aveva trascurato l'artefatto, dimenticandosi che avrebbe dovuto proteggerlo fino a destinazione. Non è che l'ho trascurato, è semplicemente che non devo farlo. Bene, abbiamo una discreta quantità di tutto. Sbaglio, lo so per reclutare. Ci dovrebbe essere paradossalmente riuscire a stare tutto volendo. Ragione mi paga, non me ne sono accorto. E su, fammi queste tre strabenedette casse. Voi scuote qui. Tutto invece fosso solo invece verrà da qua. Tanto mandami i dollari io qua. Io ho già detto di cercare. No, questo va assolutamente fatto. Puntare se già l'avrei. Non morti infinito, pure aumento di casse. Come sempre io aumento di casse. Conviene tanto per cambiare un infinita di più. Specialmente adesso è lungo andare, perché è una produzione lenta di casse, devo dire. Dopo parlerò con i responsabili di produzione cassa. E quello che ci penso c'è direttamente un incantesimo in fuoco due casse, quindi. O con questo andiamo ad aprire e al contempo chiudere una bellissima parentesi. Casse ne abbiamo. Non morti anche. Quindi anzi cosa si fa? Si prende tutti quanti, si fa uscire. Si prende una Banshee. Dice di rientrare, si prende un liccio e si dice di rientrare anche a lui. Si va qua sotto, si sblocca un demone, lo si evoca e lo si mette a fare il mana. In questo modo se lo due produrranno casse. Poi venite di qui, mentre di qua ci sarà la cripta.
che non è ancora stata finanziata. Sulla centro di finanziamento di una cripta non si sa. Però l'importante è che ci sono. Spingete, vermi! Quell'artefatto non si sposterà da solo! Letteralmente. Poi trasferirò con i nomi che si occuperanno di produrre il nostro bellissimo e adorato Ettore degli Dei. Che non so perché l'ho chiamato così, però produrremo finalmente, ragazzi, non morti. Sì, buonanotte, non morti. Unità del Lord. Così è gratis. Mamma mia, quanto sono lenti a produrre due casse. Facciamo così, ragazzi, che sennò qua non si finisce più. L'artefatto aveva già percorso gran parte del tragitto. Ma non è vero. Siamo agli inizi. Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Mi sento a disagio. Deve essere per via delle tue sciocchezze sui patti di non aggressione. Cominciano a darmi sui nervi. Vedi di chiudere il becco una buona volta. Gli eroi locali erano servi talmente fanatici della dea da attaccare il dungeon anche di notte invece di riposarsi. Trovo sia una situazione molto spiacevole. Per il nemico, intendo. Che vengano, di giorno o di notte, li faremo a pezzi. Li ridurremo a brandelli e li serviremo con le patatine. Con le patatine? Sì, non so, ragazzi, perché mi sono soffermato sulle patatine, però... Ed aumentiamo l'efficienza di questo posto così. Così poi potrò produrre i miei tizi tranquillamente, anche se... Dov'è il tizio? Qua giù indietro, cioè me lo sono perso per strada, vi immaginate? Questi ragazzi, vedete? Riuscire ad aver conquistato l'intera zona ci semplifica di molto le cose, anche perché l'unica strada in cui ora possono arrivare è questa qua. Di qua è difeso. All'improvviso la terra intorno all'artefatto cominciò a tremare. Le creature caddero a terra come tanti pezzi del domino. Piccoli esseri malvagi di cristallo fuoriuscirono dal terreno e si scagliarono contro le creature. Perché malvagi? Dannazione! Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava. I tuoi sensi di elfo oscuro ti avevano avvertita? Cosa? No, prima ho dato un'occhiata veloce alle soluzioni. Ah, come ho fatto a dimenticarmene? I personaggi del gioco avevano sbirciato sui forum. In ogni caso sono sicuro che avranno presto una bella sorpresa. Questa cosa non mi piace per niente. Giorno di paga. Io sono aiuto, ragazzi, perché qua devo investire un capitombolo. Sia in birra, che per mia fortuna posso mettermi a fare tranquillamente piccolo, che voglio dire, piccolo spazietto, ma non mi ci sta l'oro. Noi ci siamo quasi. Ah, perfetto. Col tempo potrò poi in seguito aumentare la produzione di birra. Birra. L'artefatto aveva già percorso metà del tragitto, quando gli ostacoli sistemati dai level designer cominciarono a fare il loro lavoro. Dannati level designer! Sempre a complicarmi la vita! Sì, Italia, li avete dai designing. Ce la facciamo, 6? 4x6 è sì, troppo, però ok. Io devo chiudere qua perché... No, non è vero, questi stanno lavorando tranquillamente. Su idem. C'è una produzione di oro lentissima. Ancora una volta gli esseri di cristallo spuntarono dal terreno. Ho l'impressione che volessero impedire all'artefatto di giungere a destinazione sano. Cosa te lo fa pensare? Allora sì, io mi sono praticamente chiuso fuori con i nemici. Cioè i nemici dentro o fuori. È un portale, anzi, del danno, non si è qui. È un portale demoniaco in realtà. Non stiamo a precisare troppo. Shit, ho sbagliato tasto. Ho fatto misclick che ero sul coso.
Io non si apro due casse. E abbiamo una spedizione benedetta. Che minchia mi fai di quelli? Ah, da giù, in fondo, in fondo. Rientriamo nel sentiamo il dungeon. Posso fare una ricerca per avere più non morti? La risposta è no. Posso fare una ricerca? Ok, la risposta è sì. Quindi almeno altri 20 minuti si vanno a riposare. Quanto vi va a costare? 500. 500 di oro che io attualmente non ho, ma che ora ho. Potrei dirgli di pensare questo qua. In questo modo questi demoni produrranno più mana. Io sarò più felice. 2. E uno che è qui. Ora l'hanno messo qua. Bene. Tu prendi dove costruire. Maledetto. Cazzo ci hai già. Allora, tanto sì, sto vedendo anzi nella mia bellissima gioia che sto aumentando di molto anche la grandezza del mio esercito. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Va tutto quanto aumentato, ma non c'ho i soldi per farlo. Che bella cosa. Qua come ci siamo? 48 secondi, più scheletri, più scheletri. Vino, porta con più vino. Ma sì, è finito. Vino. Ok, non è proprio così, però insomma, fingete che sia così. Poi mi ricordo il morto. Anche se ovviamente deve essere realizzato per avere più tagli. Sono letti che ho giù in fondo, Ho due naga, sono due naga. Due orchi, due orchi. La birra avrà prodotta con una lentezza che... I nemici sono entrati nel dungeon. Sorprendente. Veramente sorprendente, dicevo, ragazzi. Questo vuol dire che potrò usare... Finalmente, quattro tizi sicuri per avere i miei non morti. Ora sorgi, servi il tuo nuovo padrone. La frase che sei più bella a poter dire quando sei un necromante è questa. Perché è vero! Piccoli e bellezze, piccole bellezze si sono necromante in vita. O della vita che sei un necromante. Scelte di parole difficili. Qua sono queste tombe. Tutte l'esterno si fa mega lasciata ora. Thanatos deve morire. E anche Talos in modo lag. Fingete, vermi! Quell'artefatto non si sposterà da solo! Questi ragazzi, noto bello che. Ci noto che sono molto belle cose del gioco, l'artefatto non deve essere distrutto. È giorno di paga. Tu capisci Asicio appena sai che fulcro la missione e proteggere un fatto. Quanto di giorno di paga esattamente? 1.135. Caruccio! Come giorno di paga molto caruccio. Quanto mi costa potenziare oro? 700. Goblin bot esplosivi? Troppo. Vediamo, quando mi impostano di meno invece posso farli. Siamo quasi arrivati. Forza, scansafatiche! Metteteci più impegno! E di qui volendo, se possiamo passare per questo lato.
Perché se non spaccare il muro quando non lo si spaccare? Sto fatto sì che non posso dirgli di andare avanti. Il video mi sta abbastanza rompendo. Tanto per cambiare, non c'è niente che ultimamente non mi sta rompendo per i dettagli. Come sempre. Piccoli esseri di cristallo spuntarono dal terreno e attaccarono immediatamente le creature. Forse le consideravano un piatto delizioso, chi può dirlo? Non lo so, ma quello che so è che il mio non morto c'è cioè morto. Battuta. La battuta, ho fatto la battuta, minga, avete rendito. Il mio goblin. Anche il demone è mio morto. Ma posso attaccare chi non vi fa male? Perché è gentilmente attaccare chi mi fa male, grazie. Te viaggio evoca tra le sue ombre. Cioè, avete dato un pistolo, ma non avete attaccato i nemici, mi stanno attaccando. Io ve lo direi se come artefatto non abbia subito danni. Avanti, vermi! Spingete quell'artefatto! Rientriamo un attimo in base. Per far sì che le nostre truppe vengano rifocillate. Con chi, con cosa, con come, con quando, non si sa, però facciamo sì che vengono rifocillate. Senza la birra. Di birra ne abbiamo. Direi di sì. Qua ce la possiamo mantenere. No. Ho bisogno di molto. Di più. Poi scavate, i nemici stanno attaccando da sopra. Le difese reggono. Apparentemente la risposta è sì. Devo dire se reggono meglio di quanto mi aspettassi. Anche se questa torre si sta subendo la negozia su un domani, ma ok. L'efficienza sta al 100%. Qui sta per riaumentare. Così andiamo anche un po' più tenersi spazi a disposizione di tutti per allenarsi. E abbiamo provato dopo la belli di ferro. Chiamare mia maglia. Costruire gli allenamenti. Questa arena si ci porterà un sacco di gioie. Specialmente adesso le missioni che voi fate così per gioco libero. Giuro, l'arena per avere unità, tutte quante le unità si è subito maxata al 10 è bellissima. Anche se ovviamente si maxare unità come i demoni e non morti si va a costare ore. In alternativa potete mettervi sempre un coso di guardia, un tamburo e vedete che guadagnate. Guadagnate enormi e ingenti quantità di denaro. Cioè, in realtà spendete non con di denaro per potenziare le unità, però. Si fa sì di abbastanza in fretta. Goblin bot, questi sono qua quelli d'acciaio, peccato. Cosa mi serve per arrivare al 200% l'efficienza di questo posto? Posso farlo bene. Per loro sono 700, come sempre. Per gli esplosivi, 500. Andiamo a fare con gli esplosivi. Non so perché mi ispirano di più. Forse quanto manca questo coso venga potenziato? Un minuto praticamente, ma ok. Goblin bot più corazza.
Sì, ma notte. Quindi ci metto una vita e mezza a salire di livello, Sono la regina del male. Datevi una mossa, scansa fatiche! L'artefatto deve arrivare a destinazione. Sì, però devo dire anche che... mi stanno mangiando un piccolo di mezzo d'oro, Dov'è l'artefatto? Indietro, perché io ero convinto che fossero abbastanza vicini, invece no. Ma ora che ci penso, io sono un mezzo idiota, perché per incantesimi ci dovrebbe essere quella per la velocità. Lavaggio del cervello, tentacoli, bombe di mana, mutaforma, evocano morti, no. Barriera magica, scudo di mana, nebbia tossica, peggio di frecce, tacchino, crea casse, crea attrezzi, velocità. Non vedo se si abbia effetto anche su di lui, però provare mai non fa. Buchiamo anche i non morti, che sembra un buon incantesimo da usare a lungo andare. Cioè, in realtà no, fa schifo a capo, però. Bomba congelata, barriera magica, scudo di mana. Ma quegli esseri di cristallo? Comincio davvero a stancarmi! Distruggeteli! Membrateli molecola per molecola! Sceglieteli a 1683 gradi Kelvin! Quanta... ci sono, devo dire. Una cosa del genere. Adesso ho messo le ricerche... non ci posso dare. Ora che è morto si verrà subito alzi immediatamente e riportato in vita qua sotto. Il male aveva ignorato l'artefatto, dimenticandosi completamente l'obiettivo della sua missione e precludendone dunque la riuscita. Sì, io sto in realtà segnando l'artefatto, Qua l'ho già sbloccato, sì. Qui ci siamo. Potere di Lich. Ora che io ho sbloccato questo, vediamo un po' se funziona. Dopo lo faccio vedere a quale azione, quale sì, quindi. Sembra funzionare, Sempre lento come la morte, però sembra funzionare. Avanti, vermi! Spingete quell'artefatto! Siamo arrivati, finalmente! Ora non ci resta che usare la chiave per aprire la strada. Io continuo a non essere d'accordo. Nessuno te l'ha chiesto. Sempre a lamentarti. Perché non ci dai un taglio una buona volta con il tuo patto di non aggressione e mi lasci fare? Ehi, come osi rivolgerti a me? Cioè, a te in quel modo? Non avevi già fatto il tuo monologo nell'introduzione? Credo che la gente sia stanca di sentirvi litigare. Mentre la nostra protagonista era persa nei suoi monologhi sulla doppia personalità, il male, che già si immaginava seduto sul trono degli dèi, era riuscito a portare l'artefatto al sito del rituale. Come succede sempre in questi casi, non sarebbe stata una passeggiata. Invece di limitarsi ad attivare l'artefatto, prima bisognava eseguire un complicato rituale per ricaricarlo. Ma di quello parleremo tra un attimo. Ora è il momento di festeggiare la vittoria. Yeah, quindi si c'è nel prossimo episodio in cui dovrò ricaricare un artefatto. Che bello!